La mia testimonianza la farò di fronte al mio carnefice, Abu Tarek, senza tremare, senza esitare. Molti morti, se potessero risvegliarsi dal loro letto di dolore, potrebbero riconoscerla e riconoscere anche loro il sorriso della sua atrocità. Molti dei suoi uomini la temevano, loro che erano degli oppressori. Come può un oppressore temere un oppressore? Forse lei non mi riconosce, ma io voglio che si ricordi di me, che faccia caso al mio viso, perché il mio viso era la cosa di me che le interessava di meno. Lei deve ricordarsi molto più precisamente della mia pelle, del mio odore, delle parti più intime del mio corpo, che per lei erano solo un territorio da massacrare a poco. Il mio nome forse non le dirà niente, perché per lei tutte le donne erano delle puttane. Diceva la puttana 45, la puttana 63. Questa parola le dava importanza, eleganza, autorità. E nelle donne, una dopo l'altra, si risvegliavano l'odio e la paura. Il mio nome forse non le dirà niente, e il mio numero da puttana neanche. Ma una cosa non può averla dimenticata. Una cosa che è rimasta nelle sue orecchie. La donna che canta. Queste parole, queste semplici parole, lo vedo, la fanno tremare. La donna che canta.